Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati nel terzo episodio della nuova serie di Zelda. Eravamo rimasti a la signora Miao Miao, che si era persa il Baobao, gliel'avevano rapita i Grublin. Ho accumulato, un attimo, a telecamere spente, 200... rupie per andare 200, in realtà 230, perché voglio, vediamo se arriviamo anche a 40, voglio un secondo fare una cosa. 36, ne mancano solo 4, vediamo se riusciamo a prendere adesso, ne mancano 3, sono facile trovare, 2, 1, una sola, eccola qua. Ok, andare un attimo qui e fare un attimo, vediamo che ci sono una conchiglia e la bamboletta del cane. Vorrei un attimo prenderle al gioco, la moda gioco. Sì, ok, vai, buona fortuna. Ci dovremmo essere con questa presa e queste conchiglie, non ricordo cosa ci si fa, però sono importanti, quindi no, ma è caduta lì, no, cioè è andata a finire, forse uscendo e rientrando torna a posto. Ok, cioè addirittura è caduta lì, non ci posso credere. Non so, vediamo. Forse ce l'abbiamo, forse no. Sì. Questo non dovrebbe cadere. È buggato proprio. Cioè, perché cade così malamente? Questa ce l'abbiamo, un attimo adesso. Ce la prendiamo. Usciamo e rientriamo. Mettiamo no. Ok. Prendiamoci un attimo questa cosa, che non so cosa ci si fa. Una statuetta di Happy Up, cioè se per un posto devo metterla in bella mostra. Ah, forse in casa. Chissà, vediamo. E vediamo se è tornata a posto la conchiglia. Sì, per fortuna sì. Allora, parliamo. Sì, gioco. Cerchiamo questa volta. Sono stato precisissimo questo giro, quindi non può cadere. È proprio al centro. Invece la vedo molto tremolante la situazione. Dai, vabbè, non ci credo. È truccata sta cosa. Non ci credo. Ho un altro giro, perché poi mi servono per comprare la pala a 200. Istantaneo, proprio ho cliccato per una frazione di secondo su, che sennò non si attiva. E adesso, ma c'è, no vabbè ragazzi, non ci posso credere. Vuoi giocare ancora? Sì, 10 li possiamo sempre recuperare. Vediamo un po' se riusciamo. Ma questa cosa è assurda, cade sempre la conchiglia. No, adesso se ne esce sopra, non ci credo. Oh, meno male, è caduta lì sopra, è caduta, cioè, vabbè. Con 10 dovremmo riuscire a prendere la viola, che sono 50, e tornare in attivo. Ok, ce la dovremmo aver fatta. E così possiamo andare a prendere anche la pala, a meno che non cade, perché tutto è possibile. Ma vabbè, dai. No, non ci sto credendo a questa cosa. Basta, non gioco più. È assurdo. Cioè, non cadeva niente, adesso cade tutto. Ma com'è possibile? La conchiglia 3 volte. Ok. Allora. Usciamo. Usciamo e proprio al volo. 82.
Con una verde, con una blu semplificheremmo un poco. Eccola, ok. Ci siamo quasi allora. Ce la dovremmo fare forse anche con questo giardino. 5 ne mancano. 5, dai, dai, non è uscita più nemmeno una. Incredibile. Dai, mancano 4. Usciamo, rientriamo. Aia, non l'ho fatta apposta, volevo caricare la spadata. 7, 99, 200, ok. Allora, prendiamo un attimo qui la pala. E possiamo andare a recuperare il Baobao. Allora, lo compro. Perfetto, abbiamo la pala per scavare. Allora, adesso dobbiamo andare, tornare lì nel bosco. Tornare nel bosco e andare a recuperare il cane metallico. Cane metallico che dobbiamo praticamente andare intanto qui e poi vediamo un po' il discorso del gufo. Adesso intera sera lo metto nella vestifatta. Alla palude Koponga a nord. Ok, quindi dobbiamo andare a nord perché adesso possiamo saltare, quindi possiamo andare qui praticamente in questa zona. Perfetto, allora andiamo, perché prima c'erano chiuse delle strade che invece adesso ci sono concesse. Io tendo un po' a tagliare tanto l'erba perché comunque le rupie schifo non ci fanno. Adesso si possono andare in questi posti che prima non ci era dato visitare. Allora, qui abbiamo... Sono un uomo di mezza età che ama scrivere e ricevere lettere. Il problema è che scrivo tanto, ma non ho mai ricevuto risposta. Ok, quindi per il momento non ci dice nulla. Aia. Vediamo che cosa c'è in questa grotta. In questa grotta c'è che possiamo saltare qui e prendere... Vabbè, una rupia da 20, schifo non ci fa. E poi torniamo di qua. Che cosa c'è? Ah, adesso non possiamo ancora prenderlo perché non possiamo alzare il teschio. Quindi scendiamo qui sopra. C'è il becco. Cospetto il celeste uovo e il nume risponderà al richiamo delle melodie. Va bene, questo lo sapevamo già. Allora, scendiamo giù, allora qui, vediamo un po' se c'è da scavare, no, scendiamo sotto e andiamo, come ci è stato detto, alla palude, eccola qui, allora la palude che possiamo visitare parzialmente perché ci è bloccata da questi fiori, che insomma bloccano la strada, quindi possiamo andare solo in pochi punti, e in quei pochi punti noi dobbiamo andare. Quindi scendiamo giù, vediamo un attimino dove si può andare. Palude Koponga, quindi andiamo di qua, non si può andare? Forse dobbiamo
scendere. Forse dobbiamo scendere, perché qui al momento non possiamo sollevare. Lì non ci possiamo neanche andare. Stiamo perdendo un coffo di vite. Dove si può andare, insomma? Sopra no, qui no. Però dobbiamo assolutamente scendere. Dobbiamo assolutamente scendere. Saltiamo praticamente da dove siamo arrivati. E andiamo a destra. Andiamo a destra e vediamo un attimino dov'è che possiamo andare adesso che abbiamo il salto. Prima non ci faceva andare. Allora, intanto possiamo prendere questo frammento di cuore. Ok. Importantissimo. Che ci ridà anche tutti i cuori. Non male. Ora possiamo, ok, andare lì. Qui è tutto chiuso. Sotto siamo già andati, c'è la strega. Quindi andiamo sopra all'altopiano Talal. E sono loro i Grublin. Sono loro i Grublin. Li facciamo secchi per lo più tutti, ragazzi. Mettiamo il turbo. Qua si deve alzare questo sasso. Qui che cosa abbiamo? Andiamo un po'. Ah, qui abbiamo la capanna di Dappei. La vedremo poi. Vedremo poi. Una cosa abbastanza divertente. E qui c'è il pesce vento. Pesce non è, e se pure i venti comandi non è neppure un uccello. Ok. Entriamo qui. Si sente il bau bau. Io questo armocchio, soldato alle armi. Sfruttiamo ancora il power. Perfetto. Non c'è niente da dover sbomballare. Un mini boss. Devi essere uno scagnozzo di Madame Miao Miao, eh. Ti ha mandato qui a salvare la sua bestiaccia. Se pensi di farcela contro di me, mi sa che hai scelto un osso troppo duro per i tuoi dentini. Fatti sotto. Mettiamo qua. Bella mira. Bellissima mira. Ok, lo schiviamo. Andiamoci più vicini al muro. Così lo becca sicuro di testa. No, ha frenato. Non ci posso credere. Mi devo mettere proprio attaccato al muro. Ma come faccio? Ok, dopo un po' smette di frenare forse. Perfetto. Diamo la fatina. Così ci ridà tutto. E qui abbiamo il Bau Bau. Hai salvato Bau Bau. Ora che hai modo di guardarlo più da vicino ti rendi conto che è lievemente terrificante. E certo. Non ho lievemente. Super Mario 64 cercava di mangiarmi mentre volevo prendere la monetina. Allora, quindi scendiamo giù e vediamo prima una cosa. Motivo per il quale ho preso la pala. C'è il gufo. Il gufo sta arrivando. Vediamo che cosa ha da dire il nostro amico gufo. Oh oh. Ma che bestia spaventosa che è lì, tienila lontana per favore. Sono solo venuto a ricordarti che il prossimo strumento delle sirene si trova nella palude Goponga. Ci vediamo. E
c'è lui adesso. Ehi tu, sei uno pellegrinatore dell'isola? Ma come parla? Te la spassi a mettere i piedi dentro le grotte più brutte? Allora ti devo chiedere una cosa. Io mi chiamo Danpei e sto studiando le rovine che ci stanno qua. Quando appena c'hai una dozzina di minuti, vieni a trovarmici nella mia capanna che sta più innanzi. Ok, va bene. Il creatore di labirinti. Allora, ora... Mamma mia, che lancia. Ci ha lanciato una lancia. Andiamo un secondino qui. E dobbiamo passarci. Tanto è utilissimo il Bow Bow perché si mangia i nemici. È fantastico. Basta lasciarlo lavorare e lui li mangia. È veramente comodo. Bow Bow, scava qui. Ah, se mi fai scavare ti sposti. No, la conchiglia. C'è una conchiglia nascosta. Una conchiglia nascosta. Prendiamo anche il fungo. Una conchiglia nascosta. È utilissima questa cosa. Andiamo di qua. E ora dobbiamo affrontare questa palude. Ma il nostro Bow Bow massima utility si mangia i fiori. Vai, mangia. Perfetto. Ed è fondamentale per liberarci la via. Mangia. Ottimo. Mangia anche questo gigante. È proprio comodo. Ok. Andiamo a prendere anche il tesoro lì sotto. Da qua. Perché prima non ci si poteva andare, logicamente. Questi pesci veramente sono terribili. Vediamo un po', ok. 50 rupie, non le disgustiamo. Anche perché dobbiamo accumulare rupie per prendere le bombe e l'arco, che sono fondamentali. Quindi, bando alle pance ed entriamo. È proprio qui che dobbiamo andare. La grotta della Giara. È troppo pesante. È troppo pesante. E noi mettiamo questo. Accendiamo i falò e possiamo andare a destra. Andiamo. Ma maledetto. Quello giallo è proprio aggressivo, cioè. Perfetto. Abbiamo la chiave. Torniamo un attimo di qua. Apriamo prima questa. Ok. Accendiamo uno. Accendiamo due. Che succede? Un bel nulla. Oh. Non succede nulla neanche qui. Oh no. Ci vedevo comunque. Via. Cadi di sotto e lasciami in pace. Il becco. Ok, becco di pietra. Ce l'abbiamo. Possiamo metterlo ai gufi che ci danno consigli. Cioè, non ci credo che sto per schiattare. Non ci credo che sto per schiattare. E andiamo prima qua, che non abbiamo la chiave. Sentiamo il banalissimo consiglio. Se il suolo sollevato ti sbarra il passo, rivolgiti al brillante cristallo e colpisci. Andiamo prima di qua, senza rivolgerci al brillante cristallo. E colpiamo. Dobbiamo fare secco questo. Allontanati.
Un altro, perfetto. Allora, apriamo lo scrigno. Chiave, fondamentale. Andiamo prima di qua, ormai ci troviamo. Andiamo prima di qua e facciamo così. Ci scende il bellissimo scrignozzo. Ci prendiamo l'altra chiave. Perfetto, ne abbiamo due. Con due siamo sicuri che non ci sono segreti. Allora, questi hanno speculari. Quindi, no, è troppo pesante. Lo freghiamo così. Diamo un colpo di spalle. Ah, ci fa cadere la chiave dall'altra parte. E dobbiamo rifare tutto il giro. Che bello. Andiamo, facciamo tutto il giro. No. Di qua. E possiamo tornare a prendere anche quella chiave. A questo punto, dato che dobbiamo andare comunque sopra, ci conviene prendere anche la prima porta, ovviamente. Sì. Allora, scendiamo sotto alla prima porta. Dobbiamo ricolpire questo maledettissimo cristallo. No, non ci credo. Ma non ci credo. Datemi cuori. Vabbè, uguale. Proviamo così. Cosa ci dà? Ci dà sicuro una mappa o una bussola. Perché era abbastanza facilotto. La bussola, volevamo la mappa. La bussola. C'è uno scrigno. Ah, ok, quello è l'inizio collegiale, non lo possiamo prendere. Quindi andiamo di qua e apriamo. Chiudiamo. Poi proviamo ad andare così. Che succede? Che è chiuso? Devo abbassarlo per forza? No. Oh, caricano proprio veloci ste tartarughe. Ok, di chiavi ne abbiamo in abbondanza. Qui di tesori non ce ne sono. Possiamo andare su. Qui ovviamente dobbiamo spingere questi cosi sulle mattonelle. Tra pipistrelli e palle infuocate. Ok. Che cosa ci dà? Le scale. Le scale, andiamo per le scale. E vediamo. Oh, un attimo. Oh, mamma mia. Si vede che è tardi, ragazzi. Le 2:15 di notte, gli unici momenti in cui posso registrare. Leggermente meno reattivo di quello che dovrei. Allora, passiamo avanti senza indugi e ce ne andiamo qui, dove è molto comodi questi cuori. Qui abbiamo, che abbiamo? Niente scrigno. Ok, perfetto. Senza che spreco. Oh, il ciclope. Abbattiamo questo ciclope. Che fa? No, l'ha presa. No, no. Ok, non mi sono lasciato più prendere. Correre un po' in circolo. E stellina. Allora adesso possiamo andare solamente. Dai. Oh, prendiamoci questo, che non si sa mai cosa ci si cela dietro quest'altra porta. Dai, sono caduto. Cioè, non sono caduto, in realtà sono scivolato.
Ecco la mappa, ok. No, ho saltato, ho saltato. Non mi fa cadere un'altra volta. Cioè, ho perso due cuori. Tra l'altro, ragazzi, mi sono cascato e ho chiuso in cucina il gatto, così non può fare casino. Si sente che sto facendo un casino aberrante, ma non si dovrebbe sentire. 20 rupie. Ok, ne siamo lieti. Abbiamo una chiave e quindi ce la usiamo. Ibu, 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 ibu. Via. Ok. Prendiamoci il contenuto di questo scrignetto. Oh, il bracciale. Il super bracciale. Finalmente puoi sollevare giare e macigni. Ottimo, ottimo. Questo ci apre tutta un'altra serie di strade. Oh, c'è qui vicino una chiave. Eccola qui forse. Perfetto. Piccola chiave. Quindi ce ne possiamo andare qui. Ma non ci cade da solo, ce lo devo buttare io. Torna di qua. Vieni di qua. Ma ti pareva? Giallo, ma proprio lo devo far fuori subito. Abbiamo la chiave. Qui sotto dobbiamo prima andare. Sotto. Allora, vediamo un po'. Qui c'è la chiave. Il coniglio. Lo solleva. Fuori a go go, per fortuna. Ok. Ci prendiamo il contenuto anche di questo screen. Spero sia... Oh, la chiave del boss. La grande chiave. Della tana del guardiano. Saliamo, vediamo un po'. Oh, che cosa non abbiamo preso? Forse ci conviene però andare prima dove ci sta questa chiave, perché se è una stanza chiusa conviene farcela adesso, sennò poi dobbiamo tornarci per vedere cosa c'è. No, come ho fatto a tirarla? No dai. Ok, questi conigli che li puoi abbattere solo con leggiare, sennò non vanno giù. Scalinata. Ah, scalinata. Allora, vediamo dove ci porta questa scalinata. Allora confidiamo che siccome di là c'era la chiave del boss, automaticamente su quelle scale c'è il boss, mentre di qua è incarognito e quindi noi gli mettiamo più peso, più peso, e si va. Saliamo qui. Ah, invece è qui il boss. Boss, boss. È un vaso. Pagliaccio nel vaso. Anche se non sembra, sono io il cattivo di turno. Ho, 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 il genio. Benissimo. Sarà davvero così geniale? Lo vedremo subito. Dai. Non riesco a muovermi, ma che importa? Tanto con quel coltellino non ce la farai mai a rompere la giara. Persino i muri di questa stanza sembrano più duri della tua spada. E allora io ti tiro sui muri. Bleh bleh, ma la mia giara mi rende invincibile. Lo vedremo.
secondo colpo. Vediamo un po'. Potrebbe tirarcene di più in maniera più incarognita. Di solito il terzo è sempre quello un po' più cattivo. E invece è andato liscio come l'olio. Liscio come l'olio. Che... mi hai rotto la giara, buffoncello, me la pagherai. Ah, ok, c'è qualcos'altro. Quindi se mi tira la palla frontale... ah no, la palla mi insegue, quindi non si scappa. Lo posso forse parare con lo scudo? No, anche la polizia proprio te la devi pigliare sta palla addosso, ok. Va bene. Comunque, abbiamo avuto cuori sufficienti e con il nostro nuovo portacuore ci ridarà tutti i cuori ottenuti. Perfetto, e abbiamo anche lo strumento. Manca soltanto praticamente il tesoro all'inizio. Abbiamo preso tutto. Perfetto. Hai ottenuto il corno conchiglia. Benissimo. È tutto il potere attorno al corno conchiglia e luce fu. Vediamo un pochettino. La prossima destinazione. La prateria ti attende. Perfetto, quindi dovremmo andare nella prateria che ci attende, e la prateria ci attende, e la prateria è esattamente questa, penso, non lo so, mi sa che dove siamo andati prima a prendere il cane. Quindi se ci siamo andati la mostra, in ogni caso la prateria ci attende, ma il gufo non ci viene a dire niente. Questa dovrebbe essere la prateria. Ora possiamo sollevare massi e quindi ci si aprono molte strade. Beccati questo. Quindi ci si poteva salire anche da lì. Saliamo. Qui c'è il gufo. Nel luogo lì in alto il pesce vento sogna ignaro del momento in cui il suo riposo avrà termine. Perché quando gli 8 strumenti musicali saranno suonati al cospetto dell'uovo, il pesce vento si sveglierà. Questo è l'unico modo per lasciare l'isola. Ok, vediamolo così per curiosità. Eccolo l'uovone. Perfetto, saltiamo i 1000 gradini e torniamocene sotto. Qui che cosa c'è? Capanna d'Empire, ok. Ah, qui ci possiamo entrare adesso, va bene. Bracciale. Ma qui sopra? Qui sopra, sa tanto di posto dove scavare. Perché sennò che ci... ah, il balconcino forse serve soltanto per scendere una volta saliti lì sopra. Non c'è niente da scavare probabilmente, va bene, solo per scendere da qui. Entriamo. Possiamo anche andare dove prima non ci faceva andare. Allora, qui c'è una scala. Proviamo ad andare di là. Ok, facciamo così. Poi, per andare invece lì, mo, ci torniamo. Torniamo indietro. Secondo me, tornando indietro, si può accedere
sicuramente. Facendo. Oh. Facendo così. Così. Ti pareva. Frammento di cuore. Ci dovremmo essere? Un cuore intero? Sì. Ok. Nuovo portacuore. Iniziamo ad avere un bel po' di energia, ragazzi. Un bel po' di energia. Saliamo. Ok. Dobbiamo uscire da qua. Lì al momento non ci possiamo andare. Questo? Oh, vabbè. Niente di trascendentale, però 50 rupie. E niente, quindi possiamo tornarcene indietro. Qui c'è un portacuore. Direi di andare a riportare il cane. O ce lo vogliamo tenere alla prateria? Boh. Proviamocelo a tenere, fa molto comodo. Anche se poi nelle caverne non si può tenere. Prateria. Di qua. Che sono questi occhi? Classici occhi indiscreti, no? Cos'è la tutta questa? Intanto lanciano le bombe. Una scala, entriamoci. Oh, non gli possiamo fare proprio niente. È un'uscita, non è un'entrata. Quindi l'entrata dovrà essere qui da qualche parte. Sicuramente in questa che non abbiamo. Ci fa qui una serratura, sopra c'è scritto serratura Lofio. Lofio o Lofio? Non lo sappiamo. Comunque non è qui che dobbiamo andare. È stato bello esplorare, ma assolutamente qui. Ah, non le raccoglie, vabbè, non ci torno indietro per una rupia, per una banale rupia. E questa la pianura. E qui? Che strana energia proviene da qui, chissà che succede se ci sali sopra. Ok, è un teletrasporto, non ne abbiamo attivati altri. Quindi, niente. La pianura è qui, mi sa tanto che dobbiamo andare a riportare il cane. Perché una volta compiuta la missione con il Bau Bau, il cane non ci serve più. Quindi andiamolo a riportare. È di fondamentale probabilmente importanza. Andare di qua. Con il salto ci si arriva veramente in fretta. Ok. Fuori uno. Mangiato. Neanche il tempo di tirare la spadata, proprio fatto secco diretto. Ah, qui adesso possiamo prenderlo. Ok. Perfetto. Infatti tornare indietro è anche importante perché poi... Ah, che poi ho sbagliato anche perché potevo tornare indietro direttamente al villaggio. Perché noi eravamo qui, quindi bastava scendere e entrare nel villaggio, va bene, comunque non fa niente.
ci rifacciamo un po' di percorso, che adesso che possiamo alzare i sassi, eccetera, ci sblocca svariate cose. Tornando indietro comunque. Allora. Ho ottenuto una ghianda. Non qua che devo andare. Però che ci sta qui? Qualcosa più non potevo prendere? Assolutamente no. Quindi torniamo indietro. Ha tirato male la lancia, cioè si è incartata. Invece qui c'è. Qui c'è una conchiglia. Chissà cosa ci si fa. Non me lo ricordo proprio. Quindi andiamo saltellando vispi verso la fine di questo episodio, dove comunque abbiamo fatto un bel pezzo. È arrivato il momento di salutarci, Bow Bow. È stato bello farci una passeggiata. E andiamo dalla signora Miao Miao, gli riconsegniamo il cane. Oh oh oh, apprezzo molto quello che hai fatto per il mio caro tenero Bow Bow. È un ragazzo proprio per bene, ecco una piccola cosuccia per te. Picciù, hai ricevuto una bella ricompensa da Madame Miao Miao. Che c'è, non sei contento? Che bello, Link rosso. Sembra una base per qualcosa, mi ha scritto Bow Bow. Ma forse si ha anche la base dove posso mettere... Qui! Sembra una base per qualcosa, sopra c'è scritto Yap Yap, ce l'ho! Vuoi esporre due restatiette di Yap Yap? Sì! Sì, la espongo! È figa, l'ho messa lì, ok. Serve a questo. Perfetto. Va bene, quindi... Ma, sto tizio è anche qua, è ovunque, cioè è più veloce di me. Sì... Tredicesimo discorso, il corno conchiglia, la prateria ti attende. Quindi nella prossima episodio andremo nella prateria che ci attende. E per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace, se non ti è piaciuto non mi piace, un commento, fammi sapere che cosa ne pensi qui nel box commenti sotto al video. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.